I gnocchetti, grazie. Prego. Gnocchetti alle ortiche con fonduta di Asiago. Per l'impasto 200 g di farina, 200 g di ortiche, sale e acqua quanto basta. Vai, Christoph, spiega tutto. Allora, abbiamo messo la farina in una ciotola e ora prima abbiamo bollito le ortiche. Di pronto, Christoph. Abbiamo preso solo le punte di ortica. Pronto, sì, buonasera, signora. Con chi parliamo? Sono Rosa, da Riposto. Ah, Rosa, buonasera, benvenuta. Come va? Grazie, bene, voi state bene, tutto a posto. Tutto a posto, cara signora Rosa. Mi fa piacere conoscere Cristo. Che cosa? Perché la volta scorsa qui non si vedeva la televisione. Mi ricordo, cara ti signora. Ti ricordi che erano. Non arrivava il segnale, Simona? Comunque, mi fa molto piacere, famiglia morta, se una pensiera. Grazie, signora. E qui scatta la nota, vai Christoph, scatta la nota, sì. Con la signora, aspetti perché qui lei ha detto una cosa. No, le volevo dire come si chiama il legnetto per fare i macaroni. Oh, brava signora, prego, ce lo dica. Qui si chiama fusillo. Hai visto? Ogni paese che vai usanze che trovi e nomi strani che trovi. Sono tutti nomi strani. Ho capito signora, lo ripeta. Lo sapeva lei, fusillo. Io non furtiglio. Credo di non avere molto. Fusillo ha detto. Cudiglio. Fustiglio. Fusillo. Fu come la S di Fiori. F U. Fusiglio. Fusiddu. Fusiddu, ecco. Fusiddu, ma era tanto facile, Cristo. Sì, adesso che l'abbiamo decifrato. Si sentiva così bene, come sì. Ma si sentiva benissimo. Era... Guarda, scusi signora, ma sa Cristo ogni tanto non... non riuscivo a sentire io. Grazie signora. Intanto io sto assaggiando il primo piatto di Cristo che è buonissimo. Come sono i fagioli? Buonissimo, ragazzi, come sono? Buonissimi. Grazie signora Rosa, un bacio e arrivederci. Spiega anche tutto. A voi, allora, le stavo dicendo, io sono andato. No, spiega prima cosa hai fatto. Allora, ho messo la farina in una ciotola, poi, siccome che avevo raccolto in precedenza, no, ieri l'altro, sono andato a raccogliere le ortiche. Ho preso solo le punte dell'ortica, perché sono più teneri. Poi l'ho fatti lessare un po', poi l'ho frullati col frullatore. E adesso l'ho aggiunti alla farina. Pronto? Simona? Sì, buonasera, con chi parlo? Sono sempre Mario. Oh, caro Mario. Dammi del tuo, per favore. Sì, caro Mario, mi aspettavo la tua telefonata, non so perché, vai. Questa è la 35esima chiamata che ho fatto per richiamare di nuovo. Comunque, gli voglio dire a Christoph che a Crotone, questo tipo di pasta, noi la chiamiamo come pasta di casa, però li chiamo maccarroni. Ma maccarroni, hai visto? Ecco qua. Così, giù maccarroni. Cioè, questa è pasta fatta in casa che la facciamo noi come tradizione qui a Crotone. Facciamo questa più i cavatelli. Li chiamiamo però covatelli, covateggi, diciamo in dialetto. Però è bello sentire i nomi in dialetto, vero Simona? È molto bello, io... A me piace poi questa tradizione dialetto, dei nomi... Sì, infatti, moltissimo. Dimmi Mario... Questo tipo di pasta noi lo facciamo con il ragù con carne di maiale, con la pancetta, la salsiccia dentro. Sarà buona, però stasera è la serata green, quindi... Questa è la serata green quest'oggi, per cui... l'ho capito, lui è vegetariano. Appunto. Assolutamente sì, bravo, noi caro... Noi ci accontentiamo del verde, Mario. Sì. Senti, dimmi. Che prima mi sono dimenticato e mi hanno ripreso, mi hanno chiamato sul telefonino e mi hanno ripreso degli amici. E li volevo salutare. Certo, volevo prego. Salutare Mario, poi con la moglie Maria Luisa. Va benissimo. E questi ragazzi fanno parte di quel gruppo che ti dicevo. Che io mi auguro di avere qui qualche serata a fare da coreografia al nostro Master Chef, Calabrisella mia, mentre magari cuciniamo qualcosa. Io, che guardi, ne pensi? Io lo vorrei pure a Mario qua. Cristo. E poi è veramente Mario. Ieri sera sono stato dove si preparano loro, no? Sì. Hanno fatto la calabrisella, il lupo della sila, sono tutti i balli tradizionali che fanno loro. Chissà, magari per Natale. Delle coreografie comunque. Magari per Natale ci verrete a trovare, che ne dici?
io ti posso dire che giorno 9 e giorno 8, che è il giorno dell'Immacolata, sono qui a Crotone che fanno un'esibizione in piazza. E giorno 8, giorno 8 anch'io avrò qui un ospite particolare. Chissà chi è. Lui chi è? Come mai l'hai portato con te? Il suo ruolo mi spieghi qual è? Io volevo incontrarti da sola, semmai. Poi? Dimmi lui, dimmi chi è. Mentre lui? Lui chi è? Capito? Sono io? Ma non sappiamo. Mario continua, il triangolo no, non l'avevo considerato. D'accordo, ci proverò. Continua, Mario. Il grande Cristo. Ciao. Grazie, Cristo. Con chi parliamo? Pronto? Mia moglie, mia moglie. Carla, sì. Te l'ho detto che era Carla. Era Carla. No, Carla. Perché tu a Carla non l'ha ascoltata mai. Io l'ho ascoltata. Non parla. L'ho sentita tante volte. Ma vero, chissà Carla? Perché è uscita con il tuo... Cosa stai facendo? Il telefono che gli devo dire una cosa, mi ha detto. Adesso non vuole parlare più. È già troppo che ha detto questo, Mario. Cristo. Sto facendo il suo... Lo so. Intanto, Mario... Per dopo, Mario. Per Mario, sì. Sì. Sta facendo il sugo intanto, Christoph, per i nostri gnocchetti. Questa qua ci serve per un altro, perché i gnocchetti li condiamo con la fonduta, ti eri dimenticata? E perché stiamo anticipando i tempi? E perché se no non ce la facciamo. Ancora è presto, sono le 9:05. Comunque, perché... Christoph, volevo dirti, dimmi. Anche se la pasta non è venuta come dicevi però tu, guarda, è sempre, posso... è sempre buona mangiarla sicuramente. Guarda, ti posso assicurare, che... Mario? I due, diciamo, assaggiatori... Mario, stanno credendo quello che hai fatto. Mario, ti mostro la padella dove ho fatto i... Ma quali due, guarda. Mario? Quali due? Guarda. Fino adesso gli assaggiatori l'hai vista, sono Mario? Sei. È vuota. È vuota. Fino adesso abbiamo assaggiato in sei, caro vuota, Mario. Vuota. Solo che tu non vedi. La televisione è finzione, evanescenza. Ci sono, capito? Dietro le quinte ci sono i topolini, Mario. L'ho capito. Va bene, Chris, ti abbraccio di nuovo. Grazie, Mario. Ciao. Ciao a tutti, ciao Simona. Ciao Mario, grazie. Allora Simona, abbiamo versato un po' di latte per fare la fonduta di Asiago. Benissimo. Solo che la dobbiamo mettere in un fuoco, magari sì, un po' lento, capito? Un po' lento. Mettiamolo qua, guarda, spostiamolo questo gentile sughetto. Dici? Lo facciamo dopo. Pronto? Sai, volevo salutare la signora Concetta di Santa Maria con affetto e simpatia. Buonasera signora. Oh, Santa Maria di Catanzaro. Santa Maria di Catanzaro, beh, si sa che... Vabbè, intanto che facciamo lo gnocchetto, dedichiamole anche una canzone. A chi? Alla signora di Santa Maria. Tra un po', adesso non mi viene, ho cantato il triangolo. Dopo il triangolo ti devi un po' riposare, no? Se no che fai? Scusa Simona, dai. È la verità, no? Perfetto, e quindi dicevamo stiamo facendo gli gnocchetti. Stiamo aspettando che si riposa questa pasta, perché sai, quando le cose sono a riposo, tutto funziona bene. Benissimo, ecco, pronto. Pronto? Sì, pronto, buonasera, con chi parliamo? Pronto? Sì, con chi parliamo? Buonasera. Buonasera, sono Antonio da Sersale. Antonio da Sersale, buonasera, benvenuto. Adesso mettiamo l'Asiago nella... Complimenti a Cristo, per... Grazie. Da noi quel mattoncino si chiama capituasto. Come? Capituasto. Hai visto? Ma è questo qui? Sì, questo qua. Riconosce? È quell'erba che taglia. Non è quell'erba che taglia. E lo raccogliete? Un'erba, vero? Che cos'è? Sì, è un'erba. Che taglia? E poi quello che ha fatto noi li chiamiamo imparrettati. Imparrettati. Ho capito, bravo Antonio, grazie. Ci dite queste cose dei nostri paesi, sono veramente cose molto interessanti. Bravo Antonio, grazie. Comunque mia madre quando faceva quel tipo di pasta era un po' più molle. Sì, noi qui questa sera... Non l'abbiamo fatto un po' più dura... Perché le cose molle. Quindi. Non è che poi. Va bene. Dato che non è un mister chef, comunque complimenti. Grazie molto mille, gentile. Grazie. Arrivederci, complimenti, Antonio. Complimenti per la trasmissione. Grazie, molto gentile, Antonio. Arrivederci. Arrivederci, buonasera. Buona serata. Intanto, intanto qua si sta sciogliendo l'Asiago. Simona, visto che ogni puntata facciamo qualcosa di. Particolare. Pronto? Pronto? Adesso il buonasera. Buonasera. Buonasera, con chi parlo?
Sono Gilda, volevo parlare con Christopher. Sono io.